Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni. Vediamo ancora se c'è qualche possibilità per quanto riguarda quota 41. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Tra le varie ipotesi in tema di riforma pensioni nella trattativa sindacati-ministero vi è ancora quota 41. Come abbiamo raccontato in un video pubblicato negli scorsi giorni, però nel DEF 2022 purtroppo non vi è traccia di alcuna ipotesi di riforma pensioni, ma è anche vero che qualcosa per il prossimo futuro dovrà essere fatto per evitare il ritorno della legge Fornero. E qui tra le varie ipotesi, come dicevamo, potrebbe esserci ancora quota 41. L'apertura del governo alla previsione dei meccanismi che incentivino la flessibilità in uscita dal mondo del lavoro va nella direzione auspicata dall'UGL, tuttavia non siamo favorevoli al ricalcolo interamente contributivo. Quota 102, attualmente in vigore, scadrà a fine anno e, in assenza di una riforma previdenziale a partire dal 2023, tornerebbe in vigore la legge Fornero, che prevede il pensionamento a 67 anni, aveva spiegato qualche giorno fa Paolo Capone, segretario generale dell'UGL. Il sindacato si rivolge al governo dicendo: ci opponiamo fortemente ad un graduale ritorno della legge Fornero e riteniamo che la soluzione migliore resti quota 41, che prevede 41 anni di contributi a prescindere dall'età lavorativa. È fondamentale dunque tutelare i diritti acquisiti dai lavoratori, garantendo al contempo il turnover generazionale e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, conclude il sindacato UGL. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere come sempre nei commenti di questo video. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.